Non c'è più una famiglia, quella famiglia di cui parlammo l'anno scorso, non c'è più, si è distrutta totalmente. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Teldarion e oggi siamo qui riuniti per parlare, per fare le pagelle di Empoli-Napoli 1-0. Vi dico subito, ragazzi, che questo non sarà il classico video che ho fatto finora di analisi, perché onestamente penso che dopo ieri sera tutti quelli che lavorano nell'SSC Napoli non credo che meritino il mio tempo, quindi oggi andrò a fare soltanto le pagelle e andrò a dire la mia. Poi basta, non ho voglia di analizzare i gol preso, non ho voglia di vedere i numeri, le statistiche, perché penso che sia tempo perso e onestamente l'SSC Napoli in questo momento non merita il mio tempo, ecco, quindi andrò molto veloce e sarà un video abbastanza sbrigativo, ecco, quindi prima di cominciare, un'ultima cosa, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ragazzi, fatelo per me e fatelo per il canale in generale, per il progetto, aiutate a crescere questo progetto iscrivendovi, è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, partiamo subito, andiamo alle pagelle e cominciamo. Allora, Meret per me si prende il 6 perché in 90 minuti ha preso un solo tiro in porta e per me nel gol non ha assolutissimamente nessuna colpa. Poi per il resto uno spettatore non pagante, quindi il 6 se lo piglia. Di Lorenzo 4,5. Io onestamente di Lorenzo non so più che dire, non sa più difendere, non sa neanche più attaccare perché ieri ha fatto la bellezza di 8 cross e ne ha azzeccati 0. 13 passaggi sbagliati, una palla lunga bene su 4, sui contrasti quasi tutti sbagliati, 26 palle perse, sul gol marcatura chilometrica su Cherry, l'essenza del downgrade del Napoli di Lorenzo. Østigard 5, diciamo che Østigard non è stato molto sollecitato in fase difensiva, l'unica volta in cui che ricordo che in cui viene sollecitato è quando c'è quel contropiede dove Niang si beve Juan Jesus e poi gli fa anche il tunnel a Østigard. Lì secondo me è inconcepibile prendere un tunnel. Poi per il resto, ragazzi, comunque il suo diciamo che l'ha fatto, due contrasti a terra vinti su 3, sui duelli aerei bene, 6 vinti su 9. Secondo me se Cherry avesse continuato, forse Østigard si sarebbe potuto anche, diciamo, esaltare, tra virgolette, perché sappiamo che il gioco aereo è il suo punto di forza. 12 passaggi sbagliati, quindi questa è stata la partita di Ostia. Lo ricordo soltanto per quel tunnel che ha preso da Niang, poi per il resto non è stato chiamato in causa, anche perché l'Empoli, ragazzi, alla fine, cioè, in tutta la partita si sono fatti due tiri in porta, uno per l'Empoli e uno per il Napoli, poi basta. Quindi difesa e portieri soprattutto, ieri proprio, se avessimo giocato senza portieri ieri nessuno se ne sarebbe accorto, sia dalla parte dell'Empoli che dalla parte del Napoli. Juan Jesus 5, forse il meno peggio della difesa, anche se io fatico a dire il meno peggio, perché comunque il duello con Niang non è che l'abbia vinto proprio benissimo. Prende anche un cartellino giallo, però secondo me riesce a gestire bene il cartellino giallo. Diciamo che il primo tempo così e così, nel secondo ha fatto un po' meglio, però è anche vero che nel secondo tempo l'Empoli non ha quasi mai tirato in porta, non è quasi mai arrivato nella nostra area di rigore, quindi fino a un certo punto possiamo commentare il secondo tempo dei difensori. Nathan, mi dispiace, il 4 se lo prende, è il peggiore in campo per distacco, come piace dire a qualcuno. Ragazzi, Nathan non ha dato supporto a Kvara sulla catena di sinistra. Se vedete le posizioni medie, vedete proprio un buco, una distanza abissale tra il terzino sinistro e Kvara. Zero apporto in attacco, non si sovrappone mai. In difesa, un disastro. Lì su quella fascia, Jasi ha attaccato senza nessun problema. Sul gol dell'1-0, che nasce da una rimessa dal fondo di Caprile. Cosa succede? Caprile fa questa rimessa dal fondo che arriva su Jasi. Jasi fa il colpo di testa e la passa a Fazzini. Nel frattempo, Nathan arriva tardi su quel colpo di testa e quindi si fa superare da Jasi. Jasi, dopo aver fatto il passaggio a Fazzini, prosegue la corsa e va a fare questa sovrapposizione interna mentre Fazzini rimane sull'esterno. La cosa brutta, la cosa veramente grave del gol di Cherry, sapete qual è? È che Nathan, dopo che ha provato a fare quell'intervento di destra sulla rimessa dal fondo, non torna indietro. Cioè, se voi vi rivedete l'azione tutta, Jasi corre il triplo
Nathan passeggia e alla fine Jasi sta sul fondo tutto solo, giustamente perché Nathan non è tornato dietro a difendere. Quindi proprio una svogliatezza pazzesca, e io questa svogliatezza non me l'aspetto da un giocatore che sono 2 mesi che non gioca e ha la possibilità di giocare dal primo minuto ieri. Non me l'aspetto, quindi onestamente Nathan si prende il 4 ed è il peggiore in campo. Lobotka 5,5. Non sono riuscito onestamente a dargli il 6, ragazzi, perché comunque anche ieri Lobotka è stato inghiottito dallo tsunami di cacca che abbiamo visto ieri sera. 9 passaggi sbagliati per Lobotka sono tanti. 3 palle lunghe su 6 sbagliate, anche sui contrasti male. Purtroppo Lobotka ha risentito, ecco, della situazione generale, quindi non posso dargli il 6 onestamente. Gli do il 5,5. Anguissa 5, Anguissa non mi era neanche così tanto dispiaciuto rispetto al diciamo, rendimento generale, però ragazzi, nel secondo tempo, dopo che fa quell'azione magnifica, invece di tirare la passa all'indietro per Osimhen, e quello secondo me è proprio sintomo del fatto che la testa è spenta, perché lì devi fare una sola cosa, devi tirare e probabilmente avremmo anche segnato. Invece lui la passa indietro Osimhen, che giustamente non si aspettava il passaggio, e lo sbaglia. Quindi per me Anguissa sarebbe stato anche un 5,5, perché io in questa partita ho deciso di dare solo il 6 a una persona che vedete, e dopo vi spiego anche il perché. Avrei dato il 5,5, però quel non tiro gli vale un mezzo punto in meno, quindi 5. Zielinski 5, quasi impalpabile per tutta la partita, ogni tanto prova a fare qualcosina, è stato marcato a uomo da Berezinski. Poi io quando vedo gente che fa tacchi così a caso quando stiamo perdendo, mi sale proprio, cioè mi incazzo proprio seriamente. Quindi Zielinski si prende il 5, io continuo a domandarmi perché lo facciamo giocare, visto che non sarà più parte del Napoli l'anno prossimo. E mi domando perché Traoré tutto un tratto è sparito completamente dai radar. Questa è la terza partita consecutiva che fa 0 minuti in campo. Qualcuno mi dia la risposta, perché io onestamente non la riesco a trovare. Politano 5,5 è uno dei pochi che ieri sera, secondo me, ha sudato la maglia, ha provato a fare qualcosa. Ecco, la dico meglio, ha provato a fare qualcosa. Nei contropiedi dell'Empoli era sempre quello che provava a tornare indietro, a dare una mano. Dal punto di vista offensivo, ragazzi, tutto l'attacco non ha fatto niente, perché vi ripeto, abbiamo fatto un tiro in porta in 90 minuti, quindi non posso dare voti positivi agli attaccanti, però Politano ci ha provato a fare qualcosa, quindi il 5,5 glielo do. Così come do il 5,5 a Kvara. Ancora una volta, Kvara quasi ignorato. Nella statistica dei tocchi è il terz'ultimo. Peggio di lui hanno fatto solo Meret e Osimhen. Ancora una volta, ignorato, e non si capisce perché. Quelle pochissime volte che ha il pallone, ha fatto comunque un tiro dove impensierisce Caprile sul calcio d'angolo. Dal punto di vista dei dribbling male, perché ne ha fatto bene 1 su 4, anche sui contrasti 22 su 8. Però io mi domando perché Kvara ultimamente non viene proprio preso in considerazione. Comincio a pensare che sia successo qualcosa nello spogliatoio e che qualcuno ha, non lo so, comincio a pensare a queste cose, perché non me lo spiego. Perché sono 2 partite che Kvara non viene proprio preso in considerazione, viene ignorato. Viene ignorato, e Kvara è il giocatore più forte che abbiamo in rosa. E sta cosa non me la spiego, onestamente. Osimhen 5,5. Osimhen ha fatto l'unico tiro in porta della partita. E basta. Ha provato a impensierire la retroguardia dell'Empoli. Ha provato a fare qualcosa. Ragazzi, oggi diciamo, quelli che prendono il voto più alto lo prendono perché hanno provato a fare qualcosa. Ma siamo proprio a livelli, diciamo, infimi, ecco, per dirlo in un modo family friendly. Per quanto riguarda la panchina, io a Mazzocchi do il 6, perché Mazzocchi, secondo me, nel secondo tempo è stato l'unico, ma veramente l'unico, che ha giocato per amore della maglia. 4 contrasti vinti su 6, soltanto 2 passaggi sbagliati. Ha fatto un cross e l'ha fatto bene. 4 palle lunghe fatte bene, è andato anche al tiro una volta. E a me le parole nel post partita sono piaciute di Mazzocchi, quindi per me è l'unico che si salva nel marasma di ieri, tolto Meret, e gli do anche la palma di migliore in campo, perché secondo me ha dimostrato sia sul campo che fuori di essere uno dei pochi che veramente si suda la maglia e la ama. Poi possiamo fare tutti i discorsi che volete sui mezzi tecnici, è scarso, quello che volete, però
è uno dei pochissimi che veramente dimostra di voler bene a questa maglia. Raspadori 5 e mezzo, ragazzi, entra e fa poco o nulla, quindi gli devo dare il 5 e mezzo. Idem Gong, che si prende il 5 soltanto perché ha preso anche il giallo, quindi mezzo voto in meno. Simeone senza voto. Entra gli ultimi 4 minuti. Che deve fare? Calzona 4 e mezzo. 4 e mezzo perché ieri secondo me i cambi sono stati senza senso. L'unico cambio sensato è stato quello di Mazzocchi. Poi onestamente mi togli Kvara, che non capisco perché. Continua a fare questi cambi ruolo per ruolo. Anzi, anche ruolo per ruolo sbagliato perché Raspadori continua a metterlo sugli esterni e quindi lo mette fuori ruolo. Fa il cambio tattico all'88esimo, cioè. La doppia punta vuoi metterla? Va bene, ma mettila al 70esimo, al 60esimo, che tu me lo metti gli ultimi 3 minuti. Ma Simeone cosa deve fare? Io ho fatto proprio un tweet ieri sera, ho detto Calzona, con tutto il bene che ti voglio, devi farti un corso accelerato sulle sostituzioni, perché non le sai fare, non le sai fare. Poi ragazzi, le parole di Calzona nel post partita purtroppo sono state di resa. Calzona si è arreso. Perché vi vado a leggere quello che ha detto, ho preso il passaggio più importante. Le responsabilità sono mie. Non sono riuscito a cambiare l'andazzo. Ci è mancata la voglia di vincere. Le gambe vanno, la testa no. Quindi dice appunto che il problema non è fisico, ma è mentale. Questa squadra si porta dietro delle scorie e non riesce a reagire. Io sto provando a scuoterli anche con mezzi duri, ma non sono stato capace. Ragazzi, queste sono parole di resa. Si è arreso anche Calzona e io onestamente dopo queste parole ho anche pensato che si dimettesse, perché sono quelle classiche parole dove l'allenatore proprio getta la spugna. E quindi io ragazzi onestamente dopo queste parole credo proprio che a fine anno non andremo neanche in conference, perché se dici queste parole con ancora 5 giornate da giocare vuol dire che non c'è speranza. Quindi niente ragazzi, questo è quanto per le pagelle di Empoli-Napoli. E che dire ancora, ragazzi? Purtroppo Cazzona ci aveva dato la sentenza già nella partita precedente perché disse: questa squadra non è squadra. Non è squadra. E oggi stanno uscendo fuori notizie che non so se sono vere, però viste le parole di Calzona, penso che siano verosimili come situazioni, cioè sono volati gli stracci, gente che si è presa a parole, probabilmente si sono presi anche ammazzate dentro lo spogliatoio. Mi sa che siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno, cioè questa squadra non può manco più vedersi in faccia, questi giocatori non si. Non c'è più una famiglia, quella famiglia di cui parlammo l'anno scorso, non c'è più, si è distrutta totalmente. E quindi l'unica cosa, secondo me, da fare adesso è cambiarli il più possibile. E basta, questo soltanto mi viene da dire. Un dato che volevo dirvi sulla pagina di Meret mi sono scordato. Sapete quando è stato l'ultimo clean sheet della partita del Napoli? Lazio-Napoli 0-0. Si è giocata il 28 gennaio. Oggi è il 21 aprile. Quindi fra una settimana saranno 3 mesi esatti che non riusciamo a portare a casa una porta inviolata. E questo dice tutto. Ora si parla di un De Laurentiis che sta valutando il ritiro a oltranza. Non servirà a niente, perché ormai questa squadra è andata. Proprio non c'è più l'amalgama, non c'è più il rapporto, non c'è più proprio le basi della convivenza, secondo me non ci sono più. Quindi io spero veramente in questa fantomatica rivoluzione, ma poi mi domando sempre, mi faccio sempre le solite domande che vi ho fatto anche nel video dedicato alla rivoluzione. Abbiamo gli uomini giusti per farla? Ci sono offerte per questi calciatori? E se ci sono, non facciamo il tirare la corda. Se tu valuti per esempio un Rachmani 20 milioni e ti arriva un'offerta da 7 milioni, te la devi pigliare e non devi fare i rilanci, ti devi pigliare quello che ti arriva. Vi dico proprio la sincera verità, io ho il terrore per il futuro, ce l'ho, ho veramente paura di quello che possa succedere nel prossimo futuro. Tutte le mie speranze sono riversate su Manna, sul futuro allenatore, che pare sarà Pioli. Le mie speranze sono riversate verso un De Laurentiis che spero abbia capito gli errori fatti quest'anno, ma a quanto pare non li ha capiti perché anche ieri è andato nello spogliatoio durante l'intervallo e ha detto la qualunque, quindi non ho proprio, vi dico la verità, non ho veramente speranze per il futuro, la vedo non nera di più. Che
Cameron ci accompagna, ecco, per chiudere il video, Cameron ci accompagna. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti. Nel video di ieri del post partita, tra parentesi, il video è andato anche bene, quindi grazie per il supporto comunque che state dando ai video, perché comunque non è scontato in un'annata del genere vedere comunque dei numeri buoni, quindi veramente grazie per continuare a vedere i video. Ieri un ragazzo sotto il video del post partita mi ha chiesto: non so proprio dove trovi la forza per continuare a vedere queste partite e continuare a vedere il Napoli. No, ti dico la verità, non lo so manco io. È come se fosse una cosa automatica, capito? Mi viene automatico, mi viene naturale farlo, perché comunque io sono un tifoso del Napoli e sono innamorato del Napoli e non riesco, onestamente, a non vedermi le partite. Non te lo so dire onestamente do dove trovo la forza per continuare a fare questi video e continuare a vedere le partite, però lo faccio. Quindi, questo è, ragazzi. Forza Napoli sempre. E noi ci vediamo alla prossima.